diciamo il microscopio e con anche il telescopio tutte le varie formule che gradualmente si vanno manifestando nello scenario politico. Perché quando fino all'altro ieri per 84 giorni non era stato possibile trovare un accordo fra le varie fazioni che più delle altre erano papabili, e all'improvviso, dopo che c'è stata una serie di diciamo, sceneggiate napoletane o della commedia italiana, se vogliamo ancora diciamo, dare un tono un po' leggermente più consono, che cosa succede? Succede che improvvisamente si ritorna tutto da capo e improvvisamente va tutto bene, tranne... Certo, tranne che il signor Savona diventa immediatamente accettabile solo perché cambia ruolo, ma non la sua funzione, perché lui aveva detto chiaro e tondo che avrebbe rimesso e rimesso in diciamo in analisi la permanenza italiana nell'Europa. Viceversa, gli è stata data proprio una nuovo incarico all'interno del consesso ministeriale, per cui adesso lui manterrà i rapporti con l'Europa. Voglio vedere che tipo di rapporti potrà mantenere a questo punto. Quindi, per ritornare al discorso, in tutto questo, calandoci in questo contesto attuale di questa sera, che cosa c'è da trarre come esperienza, come concentrato? Il concentrato, a parere mio, è che si continuerà a depauperare tutte le risorse della nostra cara nazione italiana, sia come cittadinanza che come beni pubblici, per cui sarà probabilmente pure stato istituito il Ministero degli Handicappati, oddio non mi viene la parola, dei disabili, ecco, chiedo scusa. Sicuramente la loro intenzione probabilmente è anche ottimistica, positiva in ogni caso, ma a parere mio mancheranno le risorse. Perché? Perché nel frattempo il signor Sassoon da una parte e Rothschild in diciamo, collaborazione, e dall'altra JP Morgan insieme a Rockefeller per quello che riguarda il sostentamento di Salvini, e per quello che riguarda il signor Sergio Mattarella, ricordiamoci sempre la fazione cattolica della Santa Chiesa Madre, e quindi sono tre poli diciamo, confliggenti tra di loro, che sicuramente si sono messi d'accordo sulla spartizione di ciò che rimane dell'Italia. Certo, allora si tratta di vedere se esiste da una parte anche da parte di tutti e tre queste fazioni una volontà di diciamo, restaurazione dell'antica DC, quella degli anni 50-60, che comunque ha portato avanti un discorso umanistico, nel senso di mettere al centro dell'attenzione della politica italiana l'uomo, e l'uomo ha avuto fino metà degli anni 70 una considerazione notevole, perché anche a livello assistenziale, tanto per ricordare il motivo per cui siamo qua, ci sono state delle migliorie. Il problema è che oggi gradualmente non è stato più possibile portare avanti quel progetto. Perché? Perché, come al solito, anche Valentina si sarà sentita ripetere mille volte, non ci sono le risorse, non ci sono i fondi. Ecco, il problema, l'ha detto anticipato l'amico Fulvio qua, il problema è principalmente il fatto dell'indebitamento dello Stato, e l'indebitamento dello Stato non è una cosa casuale, è stata intenzionalmente indotta nel corso degli ultimi 40 anni. Chi l'ha indebitato?
la tua vecchia DC. E che c'è? E che io sono DC? Quale tua? Come ha detto che la DC si stava Ma chi l'ha detto che stava bene? Si stava meglio, stava diverso. È la prima volta che c'è un... Senti, ma io ti ho rotto le scatole quando parlavi te. Ti ho rotto le scatole. Ti ho rotto le scatole. Allora, senti. È la prima volta. Ma te stai zitto. Oh, per cortesia. Oh, ma guarda, incredibile, gente. Quindi... Per tornare al discorso, cercare di concludere per non annoiare troppo, il problema è che oggi, da oltre 30 anni, tutti ripetono non ci sono sufficienti risorse. Il problema è vero, non è che non è vero. Lasciamo stare diciamo, l'analisi di chi è la colpa, di chi non è stata la colpa, per chi l'ha fatto e no. Noi sappiamo tutto e io ci ho scritto vari libri in merito, quindi se permettete, chi vuole si compra i miei libri e sa come la pensa. Chi vuole poi invece dare retta ai vari trombatori che si trovano in giro nei vari contesti da decenni e che raccontano io quanto sono bello io e quanto è bello mia mamma, come ha inteso lui, e lui ha inteso male perché io non c'ho niente da nascondere, non c'ho mai avuto niente a che fare con questa gentaglia qua e chi mi conosce sa come la penso io. Ma comunque sia, qualche cosa fino agli anni, fine degli anni 70 c'è stato. Qui evidentemente c'è chi non la pensa come me e non accetta che qualcuno la pensi diversamente, che non permette di esprimersi come si deve. Faccio comunque tutti gli auguri a Valentina per la sua battaglia e se vorrà noi saremo con lei, noi di Alba Mediterranea e tutte le altre varie associazioni di cui noi siamo immeritatamente rappresentanti, e quindi cercheremo di poterla coadiuvare nella sua azione. Vi ringrazio per aver ascoltato queste parole e speriamo di poter ampliare il discorso in una occasione più consona. Vi ringrazio.